Ciao amici, benvenuti a Quaderno di Vino. Oggi questa puntata ci porta in Sicilia. Ciao! Sono collegato con l'auricolare, scusa, con gli amici siciliani. Come stai? Ciao Cristian, bene, 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 tutto a posto, tutto a posto. Oggi siamo da amici, proprio amici, 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 amici. Hai detto già tu, siamo in Sicilia, per la precisione siamo a Ustica, un'isola a nord di Palermo, rimane in provincia di Palermo, e l'azienda che andremo a trattare è l'azienda agricola Ibiscus. Loro, a parte produrre vino, producono lenticchie, le note lenticchie di Ustica, e olio extravergine di olive. Stiamo parlando di produzioni minime, infinitesimali, veramente di numeri piccolissimi. Conosco personalmente questa azienda, ho frequentato il corso da sommelier con Stefano Longo, che è il cugino di Margherita Longo e suo marito, che sono i conduttori dell'azienda. Le vigne erano già dei nonni, quindi c'era una tradizione familiare. Allora, prodotto che andiamo a prendere in esame è un vino rosso, si chiama L'Isola Rosso. L'uvaggio che compone questo vino è prevalentemente formato da Nero d'Avola e Merlot, e poi in piccole quantità, a completare il blend, abbiamo Cabernet Sauvignon e Syrah. Wow, molto interessante. Qui abbiamo un'uva tipica siciliana, il Nero d'Avola, e poi abbiamo delle uve internazionali, non cosiddette internazionali. Produzione limitatissima, come dicevo, di questa tipologia se ne fanno 1000 bottiglie all'anno, quindi parliamo veramente di perle. Raccolta a ottobre, invecchiamento solamente in acciaio. Rido perché sto pensando a un episodio che è successo poi, ma te ne parlerò più dopo. Mi sono ricordato di un'altra cosa che anche io. Bravissimo, bravissimo. E lo assaggiamo. Ok. È la cosa migliore. Sì. Caro mio. Le etichette. Una bellissima etichetta che poi vedrete anche sono voi. Sono praticamente anche artigianali, fatte quasi a mano. Sono fantastiche, sì, fantastiche. Sì. Poi se vuoi le leggiamo. Allora, non ci sbagliamo sul colore. Decisamente intenso, è un rosso rubino molto 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 carico. A livello di sentori, questo vino, non so se ho detto l'annata, comunque è un 2014, è molto difficile recuperare delle bottiglie d'annata di questa azienda perché la produzione è così esigua che di anno in anno finiscono. Velocissimamente, a parte l'Isola Rosso, producono l'Isola Bianco, ho detto Cataratto in Zolia, e poi hanno due linee di Zibibbo, hanno la Grotta dell'Oro, che è uno Zibibbo vinificato secco, e poi hanno lo Zabib, che è un classico Zibibbo passito. Come lo chiamano i miei amici e clienti, è il succo di albicocca della cantina di avvinamento, perché è veramente un nettare degli dèi. Ma torniamo a bomba qua. Allora, al naso emergono immediatamente i frutti rossi. Questo vino non ha fatto legno, ha fatto solo acciaio, quindi chiaramente anche a livello di bouquet è più immediato, è più semplice di un vino che passa in legno. Mineralità, stiamo parlando di un terreno di origine vulcanica, esatto. Attenzione, quindi abbiamo questa nota minerale che emerge in maniera prepotente. Andiamo all'assaggio? È salato. Sì. Ti ho anticipato, perché ogni volta che assaggiamo questo vino, soprattutto il bianco, anzi, quando i miei clienti arrivano non mi dicono vogliono l'Isola Bianco, voglio vino salato. Una sapidità prepotente, oserei dire, prepotente. Sì. Dopo questa nota sapida riemergono i frutti rossi, esatto, a tutto tondo. Ma tanti tipi di frutti rossi. Tanti, tanti, sì. Fresco, è un tannino molto piacevole. Sì, 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 sì. Direi che non so le proporzioni del vino, però si percepisce qualcosa dei vitigni internazionali. Sì, beh, gli vanno diciamo ad addomesticare il Nero d'Avola, sì. gli danno decisamente più rotondità. Questa freschezza, questa sapidità, questa rotondità. Io vado avanti, mi porto già con gli abbinamenti, probabilmente che ci stiamo avvicinando ora di pranzo, io ho fame. E a parte il classico abbinamento, è un vino rosso con le carni rosse, ci mancherebbe altro.
però ragioniamo, siamo in Sicilia, gli stessi produttori, sia Margherita che Stefano Longo, consigliano di accostare questo vino al tonno. Del resto il tonno è vero che è un pesce, ma la carne del tonno com'è? È rossa. Rossa. E quindi un tonno scottato. È molto grasso. Scottato alla griglia, esatto, scottato alla griglia, con questo vino qua ci sta più che bene. Sì, abbiamo parlato anche della freschezza e della sapidità, quindi non dovrebbe andare male. Cosa possiamo dire del prezzo di questo vino? A livello di prezzo questo è un vino che gira a 10 euro. Nella cantina gira 10 euro e via. L'unico problema, appunto, a un certo momento dell'anno finisce, bisogna aver pazienza, aspettare, e lui giugno-luglio. Nuovamente una bella giornata di degustazione, Antonio. Ci vediamo alla prossima. Volentierissimo. Saluto. Ciao a tutti. Ciao amici, alla prossima.